Torna in campo l'Unitas Sciacca. Domani pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 14:30, i neroverdi saranno di scena a Monreale, partita valevole come ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A. La squadra di mister Giuseppe Geraldi, dopo la bella affermazione di 7 giorni fa contro il Mazzara, cerca quella che potrebbe essere la seconda vittoria consecutiva. Ascoltiamo le interviste pre-partita al mister Geraldi e al centrocampista Mattia Gulino. Di sicuro noi vogliamo dare continuità dei risultati. Ovviamente quando si scende in campo non pensi immediatamente al risultato, pensi ad affrontare la partita con la massima aggressività e con la voglia di fare il risultato. Poi vediamo cosa riusciamo a raccogliere. Il Monreale di sicuro, a dispetto dei 2 punti in classifica, è una squadra che la mette sul piano del gioco, gioca abbastanza bene, quindi è una partita da prendere con le pinze. Ancora non ho sciolto tutte le riserve, ovviamente abbiamo, oltre al problema di Sant'Angelo, abbiamo ancora Nicosia squalificato, da domenica scorsa abbiamo infortunato Allegro, quindi diciamo che non siamo tutti disponibili. C'è qualche acciacco, anche c'è stato qualche acciacco durante la settimana, ora dobbiamo un po' stringere i denti e comunque chi andrà in campo non farà pensare a chi manca ovviamente. Contentissimo per questo, stiamo lavorando molto per portare i punti a casa, anche per un traguardo personale, quindi sono contentissimo. Qual è la zona di campo dove ti trovi meglio? Perché mi pare che hai giocato in diversi posti. Sì, diciamo che il mio ruolo di partenza è il play, ho fatto sempre il play davanti alla difesa, però se il mister richiede di fare la mezzala io mi adatto di conseguenza per il bene della squadra e per il bene di tutti. Domani questa trasferta può arrivare alla prima vittoria fuori casa? Noi ce la metteremo tutta, speriamo che non ci saranno problemi e porteremo questi 3 punti a casa anche per i tifosi che ci tengono molto, quindi speriamo.